Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gaia e questo è il mio canale. Non vi faccio vedere le mie unghie perché già ho finito di smaltarle, ho finito di rifarle, quindi adesso vi lascio al video. In primis in questo video non parlerò semplicemente di come ho fatto le unghie perché ho fatto poche clip per il semplice fatto che dopo un po' è arrivato il mio ragazzo, visto che a voi vi ho mostrato 25.000 volte come faccio le unghie e ho preferito appunto non farne troppe. E udite udite, il mio fidanzato ha provato a smaltarmi le unghie, quindi ok? E cioè, risponderò ad una domanda che mi avete fatto frequentemente, più che altro su TikTok, che riguarda le mie unghie e la scuola, ma risponderò dopo avervele mostrate. Insomma, questo mese ho deciso di farle più semplici possibili e questo qua non proprio per l'inizio della scuola, perché appunto a questa cosa risponderò dopo che vi mostrerò le unghie, ma più che altro proprio perché avevo voglia di averle semplici. Qualche mese fa le facevo sempre di un unico colore, poi ho iniziato a fare alcune decorazioni, però adesso sono voluta tornare un poco agli inizi, diciamo, ma vi lascio il video. Questo qui è il mio piano da lavoro, qua c'è la mia presa magica elettrica già carica e qua c'è questa cosa che ho ordinato su Amazon, che è la ventola che serve per aspirare tipo la polverina. Quindi adesso inizio con il rimuovere le mie vecchie nails. L'altro giorno, quando mi è arrivata questa ventola, l'ho provata. Ero qua seduta per terra con questa ventola e per errore faccio questo movimento. Qua c'è la ventola, metto il dito, l'unghia mi entra tutta dentro e oltre a ciò la ventola stava girando ovviamente, quindi mi faccio malissimo, mi stavo quasi per morire il dito. Però mi si è rialzato di qua, ecco perché le sto riandando a fare, perché questo mi si è rialzato, questo qua fra un po' mi si rialzava, ma invece per informazione generale con le tips non ho avuto nessun problema. Adesso cominciamo a rimuovere tutto, però vorrei provare a mettere un po' di colla sotto questa unghia in modo tale che quando la vado a rimuovere con la fresa non mi faccio male, cioè non so se capite il mio senso logico di vivere, vabbè. Adesso vado a mettere nella parte della ricrescita il primer, ma prima vado a mettere il deidratante di Wycon. Sono sempre gli stessi prodotti poi alla fine. E questi qua si asciugano all'aria. Prima lo faccio solo nella mano sinistra e poi lo faccio anche in quella destra. Il coso aspirapolverina approvato al 100%. Prima qua c'era un po' di polverina, però voi non capite quanta ne facevo quando ero a casa mia senza questo coso. Invece mi sono messa lì, pulita pulita, e ovviamente state attenti a non fare sbattere la fresa a questo coso, perché essendo tipo di ecopelle cioè, si rovina subito. Adesso con i miei pennellini messi in questa borsetta, in realtà con un pennellino, vado a mettere il gel appunto nella ricrescita e vado a fare la forma che più mi aggrada. Faccio il cornetto, faccio tipo all'inizio singolarmente, tipo li faccio stare 30 secondi, passo all'altro, faccio stare 30 secondi, passo all'altro, così fanno a giro specie, ma già ve l'avevo spiegato. Mi ero dimenticata, ho scoperto, in realtà ci potevo arrivare per logica, che quando vai a mettere il gel è preferibile tenere l'unghia così. Anche ad un angolo minore, tipo così, però comunque verso il basso. Devi fare più passate, più uniformi. Vi giuro, penso che fuori qualcuno tipo sia morto. Ho sentito delle urla fortissime di bambine, ma tipo lontane, ma fortissime, ma proprio aiuto, mi viene voglia di affacciarmi, però no. Ok, adesso vi mostro le mie nuove nails. Oh, come vi ho detto, sono semplicissime. Ok, allora sono molto sobrie, tutte rosa, di questo rosa della Mesauda che già vi avevo mostrato in passato, così. La lunghezza è variata minimamente, davvero l'ho cambiata di un minimo, le ho accorciate così, proprio così. Le tips le ho lasciate proprio come prima, ci ho lasciato le tips, non sono andata a smontare nulla, semplicemente appunto come si dice, tolto il colore e aggiunto il gel nella ricrescita. Mi piacciono un sacco, anche se sono così tanto semplici, perché questo colore, boh, lo adoro. E il fatto poi che sono lunghi gli fa perdere un po' la semplicità, cioè io lo sapete, sono la regina delle unghie trash.
ormai lo sapete. Infatti quando vi ho chiesto di mandarmi delle foto di unghie sobrie in direct, alla fine non me l'avete mandate sobrie, in pochissimi hanno azzeccato il mood di sobrietà che volevo, cioè tipo un mood così. Tutti che mi mandavano foto di brillantini, foto di stelline, questo perché ormai avete capito che io punto al trash. Però dovete sapere che sì, mi piace il trash assoluto, però mi piacciono anche così le unghie semplici. Però devono essere lunghe, cioè nel senso, ok, semplici, ma semplici corte no. Ma io in generale corte non le prediligo più, perché corte ormai non sono proprio più abituata a tenerle, cioè mi darebbero fastidio quasi. Questo qua apro una parentesi per le persone che mi dicono: ma questo lo puoi fare con le unghie lunghe, questo lo puoi fare con le unghie lunghe, li puoi lavare i piatti, puoi scrivere, puoi fare quello, poi sì, puoi fare tutto con le unghie lunghe. Ovviamente devi abituarti a farlo. Se io in questo momento mi accorciassi tutte le unghie, dovrei riabituarmi a fare alcune cose, perché è da tanti mesi che le ho così lunghe. Ovviamente la stessa cosa vale anche per una persona che le ha cortissime e poi se le fa lunghissime. Si deve abituare. E se non riesco a fare una cosa, le macchine qua passano, che è un piacere. Semplicemente uso un utensile, ad esempio quando devo mettere delle chiavi dentro il portachiave, diciamo, uso magari tipo un cacciavite, una forbicina, cioè un paio di forbicine e bla bla bla. Stessa cosa, riesco a raccogliere i soldini da per terra? Sì, magari ci metto 0,3 secondi più di voi, però ci riesco. E poi fidatevi che sono degli utensili, nel senso riuscite a fare anche cose che con le unghie corte non riuscireste a fare, tipo cose di precisione e bla bla bla. Fatto sta appunto che adesso vi rispondo a quella domanda che mi avete fatto tanto spesso su TikTok. Mi avete chiesto: ma adesso che rinizia la scuola, puoi continuare a tenere le unghie così lunghe oppure le devi accorciare? Nella mia scuola, come penso in ogni scuola, ci sono delle regole, diciamo, e queste regole però riguardano principalmente da noi il vestiario. Anche se è una cosa che io non condivido al 100%, ad esempio non si possono mettere canottierine, non si possono mettere top troppo corti, però dalle cose un po' più, tipo ad esempio non si possono mettere le gonne, cioè le gonne corte, però non si possono neanche mettere ad esempio i jeans strappati, altrimenti qualche professoressa o professore possono farti un po' di problemi. Ma riguardo ad esempio alle unghie, ma come ad esempio riguardo ai capelli, riguardo alle cose che tu cambi del tuo aspetto, non del vestiario, non hanno mai detto nulla, né a me né ad altre persone che stanno in classe con me. Quindi le mie unghie loro le hanno viste, l'ultima volta che i miei professori hanno visto le mie unghie erano un attimo più corte, però comunque mi hanno già visto con le unghie lunghe e al massimo o mi facevano qualche battutina del tipo: ma riesci a fare questo? Appunto. Oppure mi dicevano ad esempio: ma chi te le fa? E io tipo: le faccio da sola? Le faccio da sola quando vuole, la invito a casa mia e io le faccio anche a lei, ovviamente scherzo, però osservazioni cattive non me le hanno mai fatte. E poi comunque non vedo perché una scuola dovrebbe proibirti di farti le unghie come ti pare a te. Cioè alla fine è una cosa che tengo io, che devo gestire io, che devo farmi io, bla bla bla, oggi bla 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 mood. Però appunto a loro non cambia nulla, cioè non cambia nulla. E quindi più che altro alcuni compagni che ti fanno, vabbè, ti chiedono delle cose un po' sciocchine, però per il resto no. E poi io le amo, quindi onestamente mi arrabbierei parecchio se qualcuno mi dicesse che non posso più farle. Cioè mi incavolerei più che altro perché viene un po' negata la mia libertà di espressione. Ma questo è un altro paio di maniche. Ditemi se le unghie così semplici vi sono piaciute, io le amo. Magari alcuni di voi diranno: ma tu sei la regina del trash? Lo so, però era il momento, avevo bisogno di farmele così perché secondo me sono molto il mio mood di questo momento, rosa, così tranquilli col nuovo studio. Andatevi a vedere il tour dello studio subito, subito andatevi a vedere il tour dello studio così non vi perdete neanche un particolare. E nulla. E nulla, se il video di oggi vi è piaciuto mettete mi piace, andatevi a seguire su Instagram e su TikTok. E innanzitutto vi voglio ringraziare perché quando vi ho detto di mandarmi le foto di unghie un po' sobri, anche se non erano proprio sobri, però me ne avete mandato un sacco e lo fate sempre, mi supportate sempre, quindi grazie. Oltre a ciò su Instagram siamo arrivati a 25.000 persone. Io sono tipo what? Grazie. E su TikTok stiamo raggiungendo i 180.000 e tipo io sono scioccata. Però sì, grazie per il supporto. Scusate se qualche volta non vi rispondo subito, ma vi faccio aspettare qualche giorno, qualche settimana, ma ovviamente siete in questo periodo tanti che mi state scrivendo, quindi io magari vi leggo il messaggio, però non rispondo subito, perché tipo in quel momento magari ho fretta, quindi ne leggo soltanto alcuni, però li leggo sempre, le foto le guardo sempre, e poi rispondo dopo un po', quindi nulla, prima o poi vi rispondo a tutti, ma tanto lo sapete. È uscito anche il mio nuovo filtro su Instagram, lo state usando un sacco, mi avete anche mandato lo screen, mi avete anche taggato nelle storie, e io alcune storie le ho repostate, però anche qua non tutte, perché altrimenti il mio profilo Instagram sarebbe solo filtro. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.